Questa qua in montagna è tutta neve. Allora devo andare a preparare gli sci per domani. Buongiorno bimbi! Buongiorno bimbi! Siamo tornati sulla neve! Al freddo, sì che poi alla fine c'era meno 8, ma non faceva poi così freddo. No, infatti! Vi abbiamo, poi, sì, vi abbiamo tornato. Vi abbiamo portato al Passo del Tonale, vabbè, per la prima gita della stagione sciarpinistica, ma soprattutto per fare un test. Un test e una recensione. Testiamo gli sci della Decathlon, il modello Wait. UEZ MT90, no, perché c'è scritto 88 sui miei. Tu 88 Ah, ecco. e io 89 perché corrisponde al centro dello sci in millimetri. Non perché siamo sponsorizzati, ma perché li abbiamo comprati, perché eravamo Comprati curiosi di provarli. volevamo cercare anche un sci per divertirci in neve fresca. Perché siccome sappiamo che la Decathlon è una catena che fa prodotti con un buon rapporto qualità-prezzo, Presto. almeno per quanto riguarda l'abbigliamento, volevamo capire se Se è valeva così. anche per Poi l'attrezzatura il sci. materiale ci ha incuriosito, curiosi di provare questo sci che è costruito dalla Rossignol per conto della UEZ, distribuito dalla Decathlon. Intanto vi lascio la parola qui all'esperto. Partiamo con qualche dato tecnico, tipo Tipo? che misure Sono abbiamo? tre misure Che che ci sono a misure? disposizione. L'1,70, l'1,62 E e l'1,78. l'1,78, brava, vedo che sei preparato anche te. E in base alle lunghezze cambiano un attimino anche le sancrature, però di pochi millimetri. Ma quanto sono larghi al centro Al circa? centro c'è scritto qua 89, guardate, qua c'è su addirittura, non potete sbagliare. Spatola, 89. centro, coda. Ok, 89 sono quelli da 178. No, 82 sono? 89 è quella 170. Non Quella lo so. 178 sarà un 90. Quelli da 162 sono 88. Esatto. Ma quanto pesano? Allora, lo sci strutturalmente ha il suo bel peso, perché lo sci da 1,70 pesa 1,5 kg, 1500, perciò è un peso considerevole che si porta sotto i piedi. E questo non è uno sci per fare i 1500 di dislivello, li puoi fare per amor di Dio, se hai la gamba, però è uno sci per divertirsi in neve fresca. Fai i tuoi 1000 metri di dislivello, anche 1200, oppure usufruisci di impianti, ma in neve fresca per divertirti. E che struttura hanno? Come si compongono? Come sono composti? Adesso non mi ricordo, No, lo so io. la struttura portante è il legno e questo è tanta roba. Legno di Carruba, Caruba, no, Caruba non è le e carube. Car no, di Caru no di Carrubo, Car Caruba con Caruba, la K legno di caruba, e poi carbonio. carbonio e vari inserimenti di poliamidride e derivati sintetici e resine che servono anche per irrigidire la struttura. Struttura tradizionale. Ha un notevole ponte, perciò questo vuol dire che lo sci è abbastanza un sci, come diciamo noi in bergamasco, un sci niec, abbastanza nervosetto. C'ha un leggero rocker, rocker o rocker si dice? Rocker. Rocker in spatola e in coda, che facilita molto la conduzione in neve fresca e anche in salita, quando si tende a fondarti dentro, salta fuori bene. Ma quanto costano?
E chi si ricorda? Aspetta, ci sono in due set. Ti danno, sì, pelli e attacchi, sono sempre attacchi di Dinafin, non questi, questi li ho montati io. Oppure solo il set, sì, e pelli come abbiamo fatto noi. Su internet si comprano solo tutto quanto, attacchi, pelli e costano 700 euro. Ma quindi... io posso comprare gli sci e sono già preparati, posso andare direttamente sulla neve o no? Guai! Allora bimbi, non fate il grosso errore come fanno tanti che vanno in negozio, comprano lo sci e il giorno dopo due o tre giorni vanno a sciare con lo sci uscito dal negozio. È la cosa più assurda che esista. Lo sci va leggermente lavorato prima di metterlo ai piedi, perché prima di tutto dovete capire che lo sci che esce dall'azienda ha un filo di lamina incredibile. Io ho avuto tanti amici con gli sci nuovi, prima giornata a casa non sono capaci di sciare, è per forza troppo filo di lamina, non riuscite a girare lo sci. Mi porto dove vuole lui con il rischio di fargli anche male, fare perdere per un 10 cm il filo della lamina punta e coda. Questo agevolerà moltissimo l'entrata in curva e l'uscita. Avrete sotto i piedi uno sci molto maneggevole. Allo stesso tempo avrete una bella stabilità quando troverete anche il duro, perché alla fine lo sci, la lamina che lavora è questa. Perciò quando voi andrete a lavorare sulla lamina, state tranquilli che lo sci tiene. Altro piccolo trucchetto: quando comprate lo sci in negozio, mi raccomando, prendete i due sci, affiancateli, guardate, stringeteli con la mano e guardate che tutto il filo delle lamine di entrambe combacino. Se vedete luce fra le due lamine, lasciate lì lo sci, perché vuol dire che lo sci, come diciamo noi, è svergolo, ha subito una torsione. Altro discorso, controllate dall'alto e basso tutta la linea della lamina, che sia bella continua, che non abbia dentro interruzioni, perché vuol dire che quello sci lì non va bene neanche quello. Va bene, allora io direi che a questo punto possiamo procedere con il test. Andiamo, saliamo verso la, cos'è, Monte Tonale Occidentale. Yes! Eccoci quasi in cima, non siamo arrivati in cima perché ci sono sotto i sassi, allora vorremmo cercare di non sverginare le solette degli sci nuovi. Prima impressione di salita, com'è in salita? Fa cagare! No! No, sto scherzando! Allora, in salita sono rimasto piacevolmente sorpreso, nel senso che ho subito cercato la neve farinosa. La neve farinosa ti porta bene, e rispetto allo sci tradizionale ho notato che ho fatto anche meno fatica a tracciare.
ha una bella stabilità e infatti poche volte mi ha fatto questo gioco qui. Io poi che viaggio con un menisco rotto me ne accorgo subito perché mi arrivano dentro le fitte. Oggi invece sono stato da Dio sulle inversioni a curva, sia quelle io li chiamo secco, sia quelle arrotondate. L'ho trovato molto manovrabile, non mi ha dato difficoltà, è molto istintivo, anche lui ti attacchi in un attimo, li giri. Sulle mezze coste ho cercato la neve ventata dura, tiene bene, nonostante appunto il centro di 89, tiene bene, non è mai scappato via. Sono andato a cercare la neve sparata dai cannoni, perciò con la crosta di 3-4 cm e sotto la polvere, in modo che lo si la spaccasse. L'uscita tradizionale cosa fa? Ti si infila dentro, perciò sei lì che devi cercare di tirare fuori, devi scalciare come gli asini. Questo mi ha sorpreso, come si infila dentro, viene fuori, senza far fatica. Probabilmente questo è dovuto anche al rocker che ha, che facilita l'uscita dalla neve. Perciò in salita, okay, l'ho promosso. E in discesa? Direi che merita un bel 9 in salita. E in discesa? Vediamo come si comportano. Guardate le prime curve perché sono da capire. Passali davanti! In discesa devo dire che anche lì mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso perché l'ho trovato un buono sci. Subito la prima curva fuori pista, che di solito lo sci lo prendi e fai 3-4 curve in pista bella per capirlo. E lì mi ha risposto subito, cioè ha subito tirato le sue curve, nello scodin solo lo porti in giro tranquillamente, cerchi il duro come ho cercato sulla pista, se lo carichi bene è stabile, non si muove, spatola e coda non saltellano. Ho notato che se anche quando ti sbilanci magari leggermente indietro riesci a girarlo tranquillamente senza trovarti col culo in terra, perciò questo vuol dire che c'è una certa facilità nello sci, ma allo stesso tempo una certa nervatura allo sci di tenere il sciatore che ha perso la posizione. Sulla neve un po' bruttarella direi che entra bene e esce bene, certo dovrei provarlo su neve un po' più ghiacciate, però l'impressione è già stata positiva qui dove la neve era sparata, che si era indurita, e ho visto che se tu lo carichi bene la lamina tiene. Fuori pista galleggia da Dio, non sono riuscito a provarlo tirando curvoni perché non avevamo la pendenza, esatto, non c'era la pendenza, perciò ho dovuto fare una media curva e lo scodinslo, e devo dire che è promosso, perciò io gli darei ancora un bel 9. E guardate che se io gli do un 9 a uno sci che ho provato di, cioè, sci di marca che erano ciabatte, adesso non voglio parlare male, non voglio dire le marche per l'amor di Dio, okay. Perciò devo dire Bimbi che è una bella sorpresa lo sci Wetze distribuito dalla Decathlon, hanno fatto un ottimo sci classificato mountain touring che io lo consiglio veramente. Dopo dovete un po' capire anche le vostre caratteristiche di sciata, per l'amor di Dio, ma secondo me questo è uno sci che prende dentro varie possibilità di sci alpinisti, non tutine ovviamente, non quelle che puntano a 2000 metri al giorno ovviamente, ma per il classico sci alpinista come me che piace divertirsi in discesa, anche se ripeto ha un suo peso. Se poi abbini un paio di attacchi così, che anche questi non mi ricordo ma vanno sui 600 grammi, capite che vi portate dietro 2 kg, circa 2 kg, 300 grammi vi portate dietro sotto i piedi. Però se volete anche una certa stabilità, ragazzi, il compromesso c'è e questo per me è un buon compromesso. Bene, allora questo potrebbe essere tutto, cioè questo è tutto. Questo è tutto, perché adesso andiamo a fare ancora 4 curve. E speriamo che questo video sia stato più che altro, che sia stato utile a qualcuno. A qualcuno che si avvicina a sciarpinino senza voler anche spendere chi, tanti soldi, o anche qualche sciarpinista già esperto che vuole cambiare, sci, esatto, sci senza spendere cifre importanti. E quindi alla prossima, ciao Bimbi! Ciao Bimbi! Dove siete?